compagnia di Rocco Panetta, che è presidente del Comitato Pro Riattivazione della Sicignano Lago Negro, per continuare a parlare di questa importante tratta ferroviaria e oggi, ecco, per parlare in modo particolare della interrogazione rivolta all'onorevole Ferraioli. E qual è stata quanto mai opportuna questa interrogazione parlamentare? Perché la sua presentazione è coincisa con la presentazione alle commissioni trasporto e ambiente della Camera e del Senato dello studio di fattibilità della tratta alta velocità, alta capacità Battipaglia-Praia. In effetti l'onorevole Ferraioli e il senatore Castillo sono i parlamentari che hanno espresso la necessità di una stazione alta velocità interconnessa con la linea ferroviaria Sicignano-Lago Negro per ottenere due risultati. Uno, consentire agli abitanti del bacino di utenza della linea Sicignano-Lago Negro, che comprende il Vallo di Diano, il Lago Negrese, la Val d'Agri, la Valle del Melandro, di raggiungere con dei treni regionali di Trenitalia la stazione alta velocità nel Vallo di Diano, che sarà, secondo lo studio presentato da RFI, collocata tra Atena e Sala Concilina, e poter salire o scendere da un treno ad alta velocità. Due, con la riapertura della linea Sicignano-Lago Negro, consentire ai treni regionali di poter deviare all'altezza della stazione a alta velocità interconnessa e viaggiare sulla linea ad alta velocità a 160 km orari per raggiungere, arrivare a Battipaglia, Salerno, Napoli, Potenza, Praia e viceversa. Purtroppo lo studio presentato prevede una fermata in linea, quindi se questa ipotesi malaugurata venisse portata a termine, avremo una semplice fermata con 3, 4, 5, 6 treni a alta velocità che si fermano al giorno e dovremmo, senza possibilità di coincidenze tra treni regionali, treni a alta velocità, e non potremmo viaggiare, collegare il Vallo di Diano e il Lago Negrete, la Val d'Agri, gli stessi con Battipaglia, Salerno, Napoli, Potenza, Praia, con treni veloci a 160 km orari, ma dovremmo essere costretti a viaggiare con autobus che in autostrada viaggiano al massimo a 100 km orari. Questa è un'occasione unica che va accolta e oltre all'onorevole Ferraioli di Forza Italia, che ha presentato un'interrogazione, dal senatore Castillo del Movimento 5 Stelle, ci si augura che tutti gli altri esponenti politici degli altri partiti e i consiglieri regionali sposino adesso, quando si sta preparando il progetto, la costruzione di una stazione alta velocità interconnessa con la linea Sicignano-Lago Negro nel Vallo di Diano e non di una semplice linea in una semplice fermata in linea. Certo. Qui le parole hanno un senso e una sostanza. Quindi possiamo ben sperare allora a questo punto. Sì, anche perché nell'interesse della stessa Trenitalia, che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, costruire una stazione a alta velocità interconnessa, perché il concorrente Italo per i treni a alta velocità non possiede treni regionali ma solo autobus, e la costruzione di una fermata in linea sarebbe un regalo al concorrente Italo, perché non ci sarebbe la possibilità da parte dei viaggiatori di acquistare un unico biglietto ferroviario di Trenitalia con garanzia di coincidenza tra treni regionali e treni a alta velocità. Quindi sarebbe un suicidio economico-commerciale da parte di Trenitalia, impresa pubblica, a favore di un'impresa privata, quale è Italo, che la condurrebbe
sulla strada di Alitalia, vale a dire il fallimento. Bene, grazie, grazie mille. Allora ritorneremo sicuramente su questi argomenti che interessano anche e soprattutto il territorio del Vallo di Diano. A presto. Grazie a lei. Grazie.